Tango. Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. La Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura nei confronti di un cittadino di Benevento residente a Montesarchio per i danni. Per i delitti, anzi, di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di beni, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, indebita compensazione, nonché un decreto di sequestro preventivo di ben 7 società comprensive degli asset aziendali, di beni strumentali, di beni mobili e di immobili delle stesse intestate, con sedi legali e unità operative tra Roma, Aosta, Terni, operanti nei settori alberghiero, nella consulenza tecnologico-informatica, dei rifiuti, del noleggio di autovetture, del commercio di prodotti petroliferi e della fabbricazione di mobili, tutti riconducibili all'arrestato, per un valore di circa oltre 3 milioni di euro, oltre ad un immobile fittiziamente intestato ad una indagata ma riconducibile all'arrestato. Inoltre ancora altri immobili tra le province di Verona, Aosta e ancora Montesarchio. Desta preoccupazione quanto sta accadendo alla caserma Serena, dove è stato completato lo screening a quello che è diventato il centro di accoglienza situato nell'ex caserma a Caser in provincia di Treviso. Complessivamente sono stati eseguiti in queste ore 315 tamponi su 293 migranti, ospiti e 22 sugli operatori, che hanno evidenziato ben 129 positività tra gli ospiti. Tra una settimana sia gli operatori che gli ospiti saranno nuovamente testati. Vediamo il servizio da Veneto 1. Uno dei focolai più vasti della regione. Sono 132 i migranti positivi al Covid-19 all'ex caserma Serena di Treviso. Dopo che nei giorni scorsi tre stranieri erano risultati contagiati, ieri sono stati sottoposti al tampone tutti i 293 richiedenti asilo ospitati nel centro di accoglienza e i 22 addetti che lo gestiscono. In mattinata l'esito dei 315 test, 129 i nuovi positivi tra i migranti. Tutti asintomatici, sono stati subito messi in isolamento preventivo all'interno dell'ex complesso militare stesso, così come i negativi. Ospiti e operatori saranno testati di nuovo tra una settimana. Lo scorso giugno la scoperta di alcuni casi all'interno della struttura aveva scatenato una rivolta da parte di un gruppo di profughi preoccupati di dover rimanere in quarantena. Stavolta l'operazione condotta dall'ULS 2 in collaborazione con Prefettura, Forze dell'Ordine e i comuni di Treviso e Casier si è svolta regolarmente e il maxi screening è stato portato a termine a tempo di record in 24 ore. I risultati però stanno già sollevando aspre polemiche. Il sindaco del capoluogo della Marca, Mario Conte, annuncia di essere pronto a chiedere i danni al governo. I danni che la città di Treviso, l'immagine, il turismo, il commercio sta subendo e subirà nei prossimi giorni sono inestimabili. Una città che si stava lentamente rialzando, una città che si stava lentamente rimettendo in moto, oggi subirà un altro stop a causa appunto della presenza di questa caserma che non è più tollerabile, perché immaginare che 340 persone di giorno escano liberamente per andare a lavorare in piazza, a fare gli accattoni, come purtroppo troppe volte succede, e poi la sera rientrano tutti nello stesso luogo, non è più ammissibile. Quindi noi l'abbiamo detto in tutte le lingue, non siamo mai stati ascoltati, ora è il tempo di presentare il conto.
Lockdown e abitudini alimentari, come quando l'isolamento ha cambiato la tavola, i bisogni alimentari, le quantità e le tipologie di cibo per chi ha vissuto più degli altri e per lungo tempo le restrizioni legate al Covid-19. Dalla Università di Padova, in collaborazione con il Comune di Vo Euganeo, parte uno studio per indagare e analizzare in quale modo siano cambiate le abitudini alimentari e lo stile di vita degli abitanti di Vo Euganeo, che forse, essendo stato alla zona rossa dal 21 febbraio scorso, molto più di altri, ha vissuto appieno le restrizioni che hanno caratterizzato questo periodo. Alla popolazione verrà somministrato in modo totalmente anonimo e su base volontaria un questionario composto da 65 domande rivolto alla popolazione sopra i 18 anni di età residente nel comune euganeo. Un sequestro preventivo per oltre 100.000 euro e la denuncia di 53 persone. Questo è il bilancio dell'operazione Ritorno in Bici, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Dei 53 denunciate, 5 sono responsabili a diverso titolo di 2 associazioni sportive dilettantistiche di Breganze, sempre nel Vicentino. Gli altri 48 sono titolari di aziende che hanno ricevuto dalle associazioni e contabilizzato in dichiarazione fatture per operazioni parzialmente inesistenti, in quanto importanti importi superiori a quelli effettivi. Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga, ha ricevuto il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato allo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro all'anno. La notizia è contenuta in un articolo del settimanale Oggi. La lista in cui compare Maso, spiega il settimanale, risale alla fine del 2019. Secondo il suo legale Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso già nei mesi scorsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici e quindi è venuto meno il diritto di percepire quanto messo a disposizione dallo Stato per i meno abbienti. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane presso l'area di servizio di San Pelagio Ovest lungo la A13 Padova-Bologna in direzione sud tra Padova Sud e Terme Euganee per una perdita di GPL avvenuta un'ora prima per un'anomalia tecnica tra la pompa erogatrice e il pozzetto delle misure. Le prime squadre arrivate da Padova sono riuscite a intercettare la perdita chiudendo le mandate a monte del serbatoio. Gli operatori durante le operazioni hanno utilizzato acqua nebulizzata per tutta la zona per mettere la massima dispersione del gas. Il comandante dei vigili del fuoco di Padova, Cristiano Cusin, si è portato sul posto per un sopralluogo tecnico. L'accesso all'area di servizio è stata per gran parte della giornata interdetta. Per tutta la notte di questa notte i vigili del fuoco hanno operato nel Bellunese per il forte nubifragio che nella serata ha interessato con danni rilevanti i comuni di Auronzo, di Cadore, Dama di Cadore e Santo Stefano. Le squadre presenti con oltre 40 operatori e 15 automezzi hanno operato per il taglio e la rimozione di alberi caduti lungo le strade e la pulizia di detriti, oltre a operare per prosciugare numerosi allagamenti. Ad Auronzo è esondato il torrente del Calvario che ha provocato danni in particolare ad un negozio di ottica. Una famiglia di 3 persone è rimasta bloccata lungo la provinciale 6 del Passo Sant'Antonio a causa della caduta di alberi e della presenza di detriti lungo la carreggiata. La coppia con un bambino è stata raggiunta da una squadra dei vigili del fuoco e quindi portata nella propria abitazione a Padula. Poco prima di mezzogiorno di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Agorà a Noventa Vicentina per l'incendio di un capannone utilizzato come ricovero attrezzi agricoli. Nessuna persona è rimasta ferita, numerose le chiamate al 115 per l'alta colonna di fumo nero visibile
a chilometri di distanza. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco accorse da Lonigo, Vicenza ed Este, con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, la struttura di circa 250 metri quadri era completamente avvolta dalle fiamme. Bruciati completamente tre trattori, due muletti, due carri raccolta frutta, varie attrezzature agricole più un deposito di materiale antiparassitario. Completamente danneggiata la struttura del capannone in metallo e lamiera, ingenti ovviamente i danni. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Este e della stazione di Borgo Veneto hanno dato esecuzione questa mattina a 5 ordinanze di misure cautelari personali di divieto di dimora e obbligo di dimora emesse dal GIP del Tribunale di Rovigo nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di aver concorso tra loro all'avviare e gestire un traffico illecito di sostanze stupefacenti di tipo eroina, cocaina e metadone. Si tratta di un gruppo di spacciatori organizzato al fine di rifornire di sostanze stupefacenti la bassa padovana, che ha dimostrato una particolare spregiudicatezza poiché, nonostante uno dei componenti fosse già agli arresti domiciliari sempre per reati legati alla materia dei stupefacenti, ha continuato a svolgere la propria attività illecita. Sono state inoltre ritirate 8 patenti, considerato che gli assuntori, circa una quindicina, si ponevano alla guida subito dopo aver fatto uso di droga. Durante i mesi di indagine è stata ricostruita la cessione di un quantitativo complessivo di circa 1,5 kg di eroina, circa 15 grammi di cocaina e 1,2 litri di metadone. Il modus operandi consisteva nel rifornirsi sulle piazze di Padova o Vicenza per poi tornare ad Este e a Borgo Veneto, dove la sostanza veniva trattata nelle abitazioni dei solidali. Si tratta di due gemelle, di una donna nonché di due uomini, tutti italiani, residenti tra Este e Borgo Veneto. La giornata al mare è ricerca di salute e di relax per definizione, come ci assicura la tradizione di ospitalità della costa veneta. L'ospite, soprattutto in un momento storico come questo, ha bisogno non soltanto di prenotare online l'ombrellone, ma anche di avere in tempo reale tutte quelle indicazioni utili per trascorrere le vacanze nella assoluta tranquillità e sicurezza necessaria. C'è questa nuova app, non solo migliora la risposta a questa esigenza, ma ribadisce che il litorale si conferma come sempre pronto ad accogliere i turisti e lo fa elevando ulteriormente proprio la qualità dei servizi. Con queste parole l'assessore al turismo della regione del Veneto ha presentato oggi a Venezia la nuova web app scaricabile e dedicata agli ospiti delle spiagge del Veneto. Una iniziativa che consente all'ospite di consultare una rapida successione di informazioni utili ed organizzare in sicurezza, nonché al meglio, la propria permanenza tra il Tagliamento e quelle del Po. Due significativi appuntamenti pubblici a Voe Euganeo e a Schiavonia in provincia di Padova sono stati gli appuntamenti più significativi della giornata di oggi del presidente della regione del Veneto. Questa mattina il governatore ha fatto visita a Villa Contarini Veniere in piazza Santi Maria 240 a Voe per la cerimonia di consegna della mini pala multi-one alla regione del Veneto, accompagnata da una breve dimostrazione del funzionamento della macchina. Presenti tra gli altri il sindaco di Voe e i rappresentanti dell'azienda produttrice. Successivamente il presidente della regione Zaia si è recato all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia, dove ha inaugurato il robot chirurgico Da Vinci XI. Presenti il sindaco di Monselice e il direttore generale dell'ULS 6 Euganea, Domenico Scibetta. Vediamo. Non è l'ultimo di una grande serie, non sarà l'ultimo, però voglio ricordare che abbiamo deciso fin da subito di dotare tutte le sedi provinciali del robot chirurgico Da Vinci, e questo è l'ennesimo acquisto, ci costerà più di 4 milioni di euro, ma permetterà di avere interventi poco invasivi e sicuramente molto performanti quando ci sono indicazioni ovviamente cliniche. Ma sì, anche perché abbiamo fatto un piano che prevede un rinforzamento un po' di tutte le 14 microbiologie del Veneto e va nella direzione del fatto che, qualora vi fosse necessità di fare tamponi a tappeto, di essere molto più performanti di quello che lo eravamo magari alla volta del febbraio scorso, quindi febbraio 2020 dopo i primi casi. La situazione è presto detta: clinicamente negli ospedali non abbiamo evidenza importante, visto considerato che ormai le terapie intensive
si sono quasi svuotate, perché da centinaia di pazienti siamo passati a 6 pazienti, 5 pazienti. E gli ospedali in generale hanno poco più di 115 pazienti contro gli oltre 2000 delle punte massime. È ovvio che i focolai, molti sono rappresentati almeno il 55% da focolai che vengono dall'estero, dall'esterno, non autoctoni. Dall'altro dobbiamo dire che il 70% dei contagiati, dei positivi oggi, è asintomatico. Quindi questo dà anche la dimostrazione che non ha bisogno di cura. Ma stiamo facendo un approfondimento giuridico e sanitario rispetto alla Serena. Abbiamo 131 positivi su 330 ospiti e stiamo valutando le diverse opzioni. Ovviamente poi il piano di sanità pubblica agisce a prescindere con gli isolamenti, le quarantene e tutto quello che è previsto. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale dell'economia europea, ma allo stesso tempo sono delle entità più esposte ai disagi a causa della crisi economica derivante dall'emergenza dovuta al Covid-19. La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti hanno comunque sviluppato una serie di misure volte a supportare il mercato dei capitali di rischio e le aziende innovative colpite dalla pandemia, quindi hanno sbloccato alcuni finanziamenti. Le misure canalizzate attraverso lo strumento di capitalizzazione che rientra nel programma Horizon 2020 vedrà una cifra attorno ai 100.000 euro appunto sbloccati. Le nuove misure di sostegno alle pubbliche e medie imprese saranno implementate sulla base di un invito a manifestare interesse. Questa mattina il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi ha voluto incontrare l'architetto Stefano Boeri per parlare del nuovo piano degli interventi che andrà a ridisegnare l'urbanistica e il futuro della città del Santo. Accanto a Michalizzi anche il sindaco di Padova Sergio Giordani e il neo assessore Andrea Ragona. La discussione si è concentrata sulle irrisolte di Padova, come le aree di Padova Ovest, ex ospedale, le caserme Prandina, Piave e Romagnoli e la zona della stazione ferroviaria, ma ancora le nuove aree rivalutate come via Anelli e la Sanga con l'arrivo della nuova questura. Il piano degli interventi è dunque lo strumento che detterà le future regole della Padova a divenire. Da domani il numero di telefono 049 23 23 009, il numero attraverso il quale sono state raggiunte dai volontari 1309 famiglie con le borse spesa, ovvero ben 4114 cittadini, non sarà più attivo. Ogni borsa della spesa aveva un valore tra i 50 e i 100 euro e la distribuzione è iniziata lo scorso 18 maggio. Infatti da domani saranno le stesse organizzazioni a far soccorso carico direttamente della raccolta delle domande, oltre ai servizi sociali del Comune di Padova, la Caritas, la Grande Distribuzione e il Centro Servizio Volontariato. Il presidente di Confcommercio Padova fa nuovamente il punto sulle attività commerciali in città. Ad oggi il trend delle vendite rispecchia quello che in questo periodo accade anche negli anni scorsi, in quanto in questo periodo la città ovviamente è solitamente si svuota. Ebbene, il vero problema, dice appunto Patrizio Bertin, sarà da considerarsi però a settembre prossimo. Vediamo. Beh, stiamo procedendo con un 40% in meno. Io ho provato anche a giustificare, perché siamo nel mese di agosto, quindi vuol dire che insomma tutto sommato in questo momento siamo nella normalità, perché tutti i mesi ad agosto c'è il crollo in città. Però quello che mi spaventa è i prossimi mesi, che se manteniamo questo trend qua ci sarà veramente da preoccuparci, e quindi cerchiamo adesso di tenere monitorato questo mese, il mese di agosto, per capire che tanti negozi riaprano, perché magari qualcuno chiuderà perché è costretto a dare le ferie ai dipendenti, quelli che hanno i dipendenti che li ha fatti rientrare. Però la situazione non è assolutamente felice, è una situazione di estrema preoccupazione, specialmente nell'ambito della moda, e quindi adesso vediamo con i saldi cosa succederà, se la gente sarà stimolata a cominciare a acquistare. Io spero che ci venga data un po' di fiducia, questo paese ha bisogno di fiducia, di coraggio e fiducia. Siamo su una situazione di incertezza e questa non premia assolutamente niente e nessuno.
E questo è un compito che il governo deve dare, deve cominciare a dare fiducia alle imprese, stare vicino alle imprese, perché le imprese sono quelle che generano il PIL, che generano occupazione, e se siamo abbandonati a noi stessi chiaramente si prospetta un futuro molto difficile. Dobbiamo assolutamente essere concentrati in questo. Noi lo faremo, lo stiamo facendo a livello regionale, ma lo faremo anche a livello nazionale. È tutto per questa nostra edizione del giornale, ci diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni, vi ricordo anche il nostro sito www.caffetv24.it, ma potete anche consultarci attraverso i social.